nome del gruppo è I Finti. Noi siamo, veniamo tutti e tre da Milano. Abbiamo scelto il nome perché è in effetti il ruolo che ricopriamo sul lavoro, perché fingiamo di essere tecnici televisivi in modo anche poco credibile. Essendo finti operatori della comunicazione, abbiamo pensato che questo era il posto perfetto per noi. Allora, noi veniamo da Verona e lei viene da Roma, invece. Il nome è perché, come vedi, una fatina, lei è una fatta, io sono fatto male, allora ho detto no, meglio pipistrello, quindi è stata un'idea così fatta, perché lei la chiamiamo sempre Fatina, visto che è leggiadra, scrive storie sulle fatte e sugli gnomi, e allora mi è venuto in mente di acquistarla, un termine brutto, ma comunque di arruolarla, ecco. E il gruppo Bave è nato da un amplesso tra due lumache, che giganti. Sì, due lumaconi, lumaconi giganti che abbiamo visto in questo incontro avuto sul lago di Iseo a casa di Davide. E la cosa, insomma, ci ha ispirato molto. Io mi chiamo Francesca e vengo da Fermo, nelle Marche. E io mi chiamo Juan Carlos e vengo dal Cile e vivo qui in provincia di Cuneo. Io sono Davide, vengo dalla provincia di Brescia, sul lago di Iseo. Allora, Simona. Io sono Giulio. Maurizio. Vabbè, noi siamo i Repotte e veniamo da Torino, sostanzialmente. E il nome com'è venuto fuori? Ma era un'idea di Potter e quindi di giocare un attimo sul fatto della magia in qualche modo, ecco. Noi siamo i passi falsi. Il nome è nato perché pensiamo che anche un passo falso, ma nella giusta direzione, possa portarti alla verità. Poi ci siamo spremuti le meningi per una sera bevendo 3 litri di vino e poi è venuto fuori questo nome stupendo. Veniamo da posti diversi, di Milano, sono di Lucca, di Verona, ma vivono a Torino, perciò siamo tutto un tutt'uno. Ora siamo Surus, arriviamo da misto torinesi e braidesi. Io per la verità sono di Lamorra, Stefano di Bra, Pino di Torino. Vabbè, il nome non si può dire ancora, perché ha a che fare moltissimo con la storia che vogliamo raccontare, la balla che vogliamo raccontare. E noi ci conosciamo per diversi, io conoscevo Stefano già da tempo, Stefano conosceva soprattutto Paolo, però ci eravamo già visti per altre cose, abbiamo fatto degli altri lavori insieme anche in ambiti documentari, quelli veri, diciamo. Però ci è piaciuta molto l'idea di farne uno che fosse un po' meno vero, poi vero o falso, chi lo sa.